Ragazzi, finalmente possiamo dirvelo. A breve faremo il nostro primo concerto! Vi aspettiamo a Napoli, al Palapartenope, il 30 novembre alle ore 19:30. Sarà un concerto indimenticabile dove balleremo e canteremo insieme tutte le nostre canzoni. Corri ad acquistare il tuo biglietto su Ticket One prima che finisca. Vi lasciamo il link in descrizione. Sarà strepitoso, non mancare. Allora, siete pronti per festeggiare? Io sono Aurora e con me Lulu non c'è perché è a scuola. Ragazzi, oggi è il grande giorno. Festeggeremo il compleanno della nostra Lulu. Benissimo, adesso direi di andarla a prendere. E ragazzi, lo festeggeremo in un posto bellissimo. Già ci siamo stati però. Sì, ma non svelare, non svelare. Sì, ma diciamamolo, dov'è adesso Ludo? È a scuola. Quindi noi l'andremo a prendere. Poi andremo con tutti i suoi compagnetti di classe. Andremo a festeggiare il suo compleanno, esatto, in un posto stupendo. Sì, che già sì, avete visto, ma che esatto, non vi sveleremo adesso. Indizio, è un posto molto divertente. E dove si suda molto. Va bene, dai, andiamo, su, andiamo a prendere Lulu a scuola. Leo, andiamo. Leo, tu non puoi venire, Leo. Tu non puoi venire. No, non puoi venire. No, devi stare qui. Eccolo, adesso vuole venire. Vuole venire. Chi lo porta adesso? Papà, ciao, Giudizio. Abbiamo preso la nostra Ludo a scuola e adesso andiamo a festeggiare il tuo compleanno! Sì. Inizia con la H e finisce con la S. Ma cosa? Il posto dove andremo. Ah, il posto in cui andremo. Sì, ma non lo dire, aspetta, è una sorpresa. Sì, finisce con... cioè, inizia con l'H ma non finisce con la S. È una sorpresa per i nostri unicornini, esatto, che lo scopriranno strada facendo. Già siamo andate in questo posticino, però non sì, diciamo niente. 200 volte ci siamo andati. Che 100 volte? No, due volte. Due. Va bene, andiamo. Semaforo rosso. Rischiamo di arrivare tardi, Luli. C'è anche brutto tempo. Però sì, meno male che stiamo in un posto chiuso. Sì, infatti, noi tanto siamo all'interno a divertirci e non ce ne frega proprio niente del maltempo. Chissà cosa ti regaleranno i tuoi amici. Tu gli hai dato qualche consiglio, ho saputo dai miei amici. Mi hanno chiesto un consiglio e io gli ho detto quello che ti piace. Mentre tu vai a fare quello che devi fare, io mi occupo della zona buffet. Sì. Detto. Tu che stai facendo? Niente. Cosa fai con quel telefono? Fammi vedere. Sto parlando con le sue amiche, basta. Tu è inutile che la difendi. Cosa stai facendo con quel telefono? No, sto giuro, mamma, chiamando, sto parlando con le sue amiche. Io sicura? Sto chiamando. Mi raccomando, tu dimmi tutto, Ludo. Sei la mia spia, sei, che questa qui bisogna controllarla. Che ultimamente ci tiene nascoste troppe cose. Vero? Ma cosa stai dicendo? E lei mi dice sempre tutto e io ti dico tutto. No, mamma, ma è Luca, quello del libro. Sì, ci crediamo tutti. Secondo voi quel Luca esiste davvero o no? Chissà, o magari non si chiama Luca. E inizia per tutto l'anno. Vabbè, cambiamo argomento. Chi indovina vince una coppa. Dai, papi, presto. Dai, papi. Ludo. Ci siamo dimenticati la cosa più importante. Leo! La torta! Come le spegni le candeline senza la torta? Dobbiamo andarla a prendere, Auri! Come fa Leo? Ma non posso. Ma Leo no! Pensavo che era Leo. Leo sta a casa bello beato a dormire. Hai preso tutte le decorazioni? Sì, quelle sì, ma la torta ancora no. Dobbiamo andarla a prendere quest'anno, Lulu. Ti ho fatto la torta più buona che ci sia. Oh, io ma te lo dico, se alle fragole, giurami. No. È una torta squisita, è la torta più buona al mondo. Mamma, non è che ci sono Enea sulla torta, però. No, questa volta è una torta, ragazze, davvero deliziosa. Buon ragazzi, intanto metto un po' le mie cuffiette, ascolto un po' di musica che dopo... Tu dovrai fare la babysitter, eh? Dovrai guardare tutti i compagnetti di Ludo. Abbiamo preso la nostra torta. Chissà cosa ci sarà qui dentro. C'è solo questa, c'è un'altra sulle gambe di mamma. Eh sì, e c'è questa qui.
che è per noi genitori. Non mettere le mani su e non schiacciare, altrimenti si rovina tutto. No, è solo per me e i miei amici. No, 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 è pure per noi, L'odore mi sembra e buono. E niente, lei intanto chatta. Momento, dobbiamo scoprire con chi chatti. Allora, siete pronti per festeggiare? È qui la festa? Al mio tre potete correre tutti dentro a divertirvi. 3, 2, 1. Già acquistato i nostri libri? Beh, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Li potete trovare su Amazon e nelle migliori librerie d'Italia. Un bacio! Fatelo tutti, mi raccomando. Ciao, ciao! Ludo! Cosa stai facendo? La gara con Leone! Ecco, stecchita! Vediamo chi ce la fa. Vai Ludo, salta. Vai Luli. Vai Auri! Ludo, ma dove sei finita? Ludo! Sei pazza, Ludo! Col sedere ti devi tuffare! Che bello questo, Ludo! Leone, dove state andando? Ti tuffi nella piscina? Vai, mamma, pronta? Vai! Che bello! Yeah! Yeah, bellissimo nella piscina! Fate un salto! Tre, due, una! Woo!
alla volta, non si può a tre. Altrimenti vi fate male. Vai Leo! Dove siamo venuti a festeggiare i nostri unicornini? Ecco, vediamo chi riesce a stare in equilibrio. Vediamo, Sofi, provaci tu. Vai, Sofi, brava! No! Ludo, non fare la curva, Devi fare il percorso, non fare la furbetta. Questo è il mio primo punto!
intanto qui abbiamo allestito tutto. Questa è la torta scelta da Ludo. Qui ci sono dei regalini per tutti i bambini e poi dolcetti, patatine e cose varie. Ludo, è arrivato il momento di mangiare qualcosina, che ne dite? Sì! Volete entrare? Non si accendono. È l'ultima. No, mamma, piano però questa. C'è anche quella dopo, eh. Siete pronti per accendere la candelina? Sì. E per cantare tanti auguri a te? Sì. Allora. Facevate male, sì? Mi devo fidare? Sì! No, vero? Non vi hanno guardati, vero? Siete pessimi! Hanno detto io ti hanno aiutato. No, io ho aiutato. Se sì, guarda, ci crediamo tutti. Giulia non ha fatto niente. No, allora, mamma, ti spiego. Lui e Giulia ci hanno controllato, ma ora no. Ah, ecco, bene. Brava, complimenti. Controllato quindi, sì. Allora, ah, va bene. Solo me e Jacopo, dopo noi l'abbiamo controllato, ma anche non si facessero male. Va bene, ti credo. Sono arrivate le pizze. Mamma mia. Che buone. In Italia è tutto magna magna. Oh, è buonissimo. Regali dopo? Sì. No! Io faccio già anch'io la pizza. Va bene. E qui ci sono le ciambelline, Ludo!
ciambelline. È un susto. Che buone queste ciambelle! Tutta la vita! Mamma mia! Io prendo e butto al gelato! Delizia! È buona? Com'è al cioccolato? Super buona, vero? Ma voi che state facendo qui? Che buone queste ciambelline, hanno proprio una bella faccia. Buoni buoni. Buoni, Gaia? Vediamo com'è la pizza. Dopo apriamo i regali. Sì o no? Che state facendo? Che state mangiando? Che state mangiando? Diego, che mangia? Che vi tengo l'occhio, eh? Giulietta, dov'è Giulietta? È sparita. A few moments later. Allora, da qui, ragazzi, si vede tutto. Guardate che bella vista che c'è da qui sopra. Lì hanno saltato e si sono divertiti. E di qua c'è la festa. Il tavolo per i genitori e il tavolo per i bambini. Di cosa state parlando, papi? Discoteca. Cioè, non mi dire che questa qui vuole andare a ballare. No, te lo scordi. Stavo parlando del piercing, non mi dico. No, allora ti scordi sia il piercing che le discoteche. A 15 anni non si fa niente. A casa devi stare. Intanto l'88% ha detto sì e il 12% no del piercing. Tu vai in discoteca, Diego? Sì. Tu, Giulia? E perché io no? E tu no? Perché sei piccola. Giulia ha 14 anni, io ne ho 15. No, no, no. E Diego? No. 12. Magari. No, 17. Però cambia niente. 15, cambia, 17, cambia. 15 cambia. 14, Giulia. Giulia, tu non puoi andare a ballare. Lo sai, vero? No, no, non ci puoi andare. Tu ci andavi all'età mia? Io non sono mai andata a ballare in vita mia. No, non ridete perché è la verità. Io non sono mai andata a ballare. Hai detto una bugia, ma se non lo sarlo, ha detto che all'età mia faceva peggio. Ma papà, devi capire che all'età tua era pazzo. Faceva tutte cose che non si potevano fare. E io ho preso la... No, 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 tu hai preso da me. Allora, decide Rian se tu puoi andare o no a ballare. Può andare a ballare? Può andare in discoteca? No. Hai visto? Ma facciamo una cosa, ho visto una discoteca. Nessuno dei due fino a 35 anni. Ecco. E anche il primo fidanzato lo potrai avere verso la quarantina. Quando porterai la telecamera? Ecco. Regali! 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 Qual è il primo regalino che vuoi aprire, Ludo? Ok, apri! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Cos'è? Che bello! Ma wow! Piano piano, uno alla volta. Quale peschi? Quelli grandi? Vediamo. Vediamo. Provalo sulla bocca.
la tua passione, Ludo, eh? Sentiamo che la bella di mamma. Sapevano forse che a te piacevano i trucchi, signorina? Chissà, chissà. Auri, tu non puoi toccare niente. Scarta la carta. Eh sì, dopo te lo fai dire. Scarta la carta. Scarta la carta. Cos'è, cos'è? Che bello. Scarta la carta. Scarta la carta. Vediamo, vediamo cosa c'è. Vediamo, vediamo. Mamma, la scritta è complicata. Vediamo. Cos'è? Cos'è? Fammi vedere. Uno specchio, che bello. Mi sono dimenticata anche questo, nel pacchetto c'era questo. Cosa c'è qui dentro? Scarta la carta. Scarta la carta. Scarta la carta. Vediamo, vediamo cosa c'è. Dopo metti tutto nella borsetta, così non perdi niente. Volevo anche dire che lascia il dick, Dylan. Ah, Dila le ha scelti! Amore, le hai scelti tu! Amore! Guarda! Cosa c'è? Cosa c'è? Brava Auri! Allora! Oh ragazzi, io arrivo per la foto! Che bello questo specchietto! Incendio! Mortale! Wow! Vediamo, vediamo! Ciao amore! Vediamo, vediamo, vediamo cosa c'è. Che bello! Wow! Che bello! Cosa c'è? Cosa c'è? Faccio la collezione! Ma quello è quello che c'ho io! Un altro lucido! Ma ce l'ho! Bellissimo! Questo è ancora più glitteroso, Ludo, devo dire. Metti tutto nella borsetta, nello zainetto. Aspetta, mamma. Metti tutto qui, guarda, questo è proprio un portagioie. Un portatrucchi, anzi. Brava, metti tutto qui dentro. Aiutate Ludo. Scarta! Poi cosa c'è ancora da aprire? Devo dire che questi regali sono bellissimi, Ludo. Ma che bello, cos'è così, questo? Così, che si mette qua sopra. Ah, questo è un ombretto, Ludo. Ma wow! Devi farlo uscire poco, altrimenti si spezza, Appena appena una puntina deve uscire. Wow. O lo vuoi provare sugli occhi quello? Vai, ecco. Provate. Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Cos'è, cos'è, cos'è? Adesso pure in napoletano parli tu. Cos'è? Che bello, un altro lucido, Ludo. Anzi, un rossetto questo, ma è fantastico. Vediamo che effetto fa. Wow, sembra bello. Wow. Ludo, sei più fitto. Mamma, stamattina me la riempio con tutti i rossetti. Ludo, sei più fitto. Ma che sei più fitto io? A me sembra pericoloso. Vediamo! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Guarda le pantofole! Che belli! Cosa sono? Ah, Ludo, questo è un turbante per i capelli! Che bello! Wow!
cos'è? Cos'è? Un pettine! Ma wow, un pettine! Bellissimo! Ma quanti regalini, Ludo! Hai detto grazie a tutti i tuoi compagnetti? No, no, adesso voglio sapere i regali proprio della persona qui ti partiamo. Ah, ok, sì, adesso vuoi sapere chi ti ha regalato cosa, giustamente. Vediamo, vediamo, dai, fai le domande. Di chi è questa spazzola? Di tutta la classe! Tranne gli fondi. Chi è questa roba? Tutti i compagni! Io non ce l'ho detto. Cosa c'è scritto in questa letterina? Vediamo. È un primo. Mamma, la mia mano è troppo... Si vede moltissimo sulla mano poi. Wow. Si nota. Vediamo la letterina. Distribuisci tu i regalini che abbiamo fatto ai tuoi compagni. E vedi, intanto dalli, poi fanno scambio se a qualcuno capita quello da maschio e a qualcuno da femmina. Cosa ci sarà in questi sacchettini? Ma c'è pure per me. Certo, c'è per tutti. Se trovate il regalino da maschio, scambiatelo con quello delle femmine. Ne mancano anche due. Questo è per Dylan. Vediamo cosa c'è dentro, amore. Cosa state facendo? Guarda! Che bello! Ma c'è per me! Grazie Meli per essere venuta! Ciao amore! L'ho dato già a Dylan! Sì, sì, gli è capitato quello da maschio, vero Dylan? Ludo, ma guarda che questo... Ecco, brava, brava. Questo è per i tuoi compagnetti, non è per te, eh. Cos'è che ti è uscito, Leone? Oh. È la penna. Anche, è la penna? E riesco a prenderla. Fai tu, no? A me non la penna. Cosa stai mangiando? Gli orsetti gommosi che sono usciti nei regalini. Ecco, Ludo, ma io non lo so, ma fai cadere tutto. Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore. Se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale. Noi siamo